Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè in versione natalizia o quasi. In questo video vorrei parlarvi di una soluzione che finalmente mi ha dato pace per l'ennesima volta, perché ogni volta ne cerco una nuova convinta che sia giusta fino a che poi me ne serve un'altra, per quanto riguarda il supporto auto per il mio iPhone. Perché forse ricorderete, se mi seguite da un po' di tempo, che un paio d'anni fa ho pubblicato un video per un supporto d'auto veramente minimale, perfetto, che finalmente andava bene per la mia macchina, che è una Lancia Y, che è tutta un po' bombata, tutta un po' rotondeggiante anche negli interni, quindi non c'è modo di attaccare i soliti supporti per auto, portacellulari appunto, poiché tutte le basi fornite in commercio richiedono di attaccarsi in zone completamente piatte dell'auto, sia per quanto riguarda il cruscotto che per il parabrezza. Invece praticamente noi non ho uno spazio come possibile per tenere questi sostegni e quindi tempo fa trovai questa soluzione che era veramente ottimale e minimalista, cioè come piace a me. Soltanto che va bene fino a che si usa effettivamente un iPhone leggero come l'iPhone 6. Vi metto qui sopra il link per vedere questo video. Quando però si passa, come nel mio caso, a un iPhone o un altro smartphone più pesante, come può essere l'iPhone 6 Plus piuttosto che il mio attuale 7 Plus, iniziano i problemi, poiché fino a che devi soltanto fare una telefonata oppure vedere le strade va bene. Ma la pesantezza dell'iPhone 7 Plus fa sì che piano piano il dispositivo si inclini, cioè ruoti da solo. Questo fa sì che se sto facendo dei video, delle riprese in macchina, perché voi sapete che ormai a me piace fare anche i vlog in macchina mentre guido, la cosa sia un attimino strana, perché piano 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 l'inquadratura si inclina fino a farvi venire poi il torcicollo se dovete seguirmi, e quindi ho detto vabbè, devo trovare un altro supporto per auto che non abbia questo problema se lo smartphone che vi si pone è troppo pesante. Navigando quelli su Amazon ho visto questo prodotto e mi è venuta l'illuminazione. È fantastico perché innanzitutto non vi serve di trovare alcuno spazio nella macchina, poiché si collega all'entrata del lettore CD che avete in macchina. Se come me non fate più uso, ma non sapete neanche più che cosa sono i CD, finalmente in questa maniera avete trovato un senso alla vostra autoradio con lettore CD. Basterà inserire la base di questo supporto per auto di iPhone o altri smartphone di qualsiasi misura e questa sarà solidamente bloccata alla vostra auto, e quindi potete mettere anche un dispositivo particolarmente pesante o ingombrante, poiché poi il sostegno si adatta a tutte le misure, senza rischio che o vi cada o si inclini differentemente da come desiderate tenerlo voi. E questa sì che è una buona notizia, specie per chi come me non riesce a utilizzare nemmeno quei supporti per auto che si attaccano alle prese d'aria del condizionatore. Niente, nel mio caso neanche quelle riesco ad usare, non lo so, sarà la forma con cui le hanno realizzate, ma non ci riesco. L'altro aspetto positivo, anzi direi positivissimo, è il fatto che per inserire e togliere il proprio iPhone da questo supporto basta un singolo gesto, cioè non dovete cambiare custodia come nel caso del precedente video che ho fatto 2 anni fa, oppure non vi occorrono entrambe le mani per allargare da una parte il supporto e dall'altra inserire l'iPhone, poiché la molla con cui è costruito questo supporto si allarga e si stringe automaticamente semplicemente dando una piccola spinta con una mano sola, a seconda della forza o della pressione con cui voi poggiate il vostro dispositivo sul supporto stesso. E quindi vi basterà veramente un attimo, un singolo gesto, potete usare anche soltanto una mano. Il braccio è regolabile, ruotabile in qualsiasi posizione lo desideriate, quindi potete inclinarlo più verso il guidatore o più verso il passeggero, potete metterlo in posizione portrait o in posizione orizzontale landscape, come vi pare e piace. E cambiare posizione è veramente una banalità, di una semplicità estrema. Questo a tutela sia della vostra comodità che della vostra sicurezza, in modo tale che non dovete mai praticamente lasciare le mani dal volante per sistemare il vostro dispositivo, oppure per esempio per rispondere a una telefonata utilizzando il Bluetooth o seguire le indicazioni stradali. Insomma, questo comodissimo accessorio per il vostro iPhone e o per la vostra macchina è a un prezzo praticamente regalato. Io l'ho pagato intorno ai 10-11 euro, era in offerta su Amazon, ma sono sicura che comunque questo prezzo resterà praticamente sempre così basso, quindi vi lascio il link qui in descrizione in questo video per poterlo acquistare molto semplicemente via Amazon. Poi Amazon ci dà questa garanzia, questa sicurezza in più che qualunque problema si abbia si può restituire, fare il reso del prodotto venendo rimborsati praticamente in automatico. Bene, spero che questo piccolo suggerimento vi sia utile, se è così ditelo con un pollice in su qui nel riquadro YouTube, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi gratis a
a questo canale. Tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. Grazie come sempre per averci seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!